Diamo il benvenuto a Paolo Lucattini che parlerà, come abbiamo anticipato nella mattinata, di integrazione sociale e quindi Special Olympics tra politiche e cultura inclusiva. Una lettera, una parola in italiano ci cambia. Alcuni di voi in questa sala non parlano italiano, quindi una persona lo so, cioè alcuni di voi possono non comprendere in dei contesti. Come facilità per comprenderci. La disposizione di questa stanza, prima appunto, come studente di scienze motorie fuori tanto, non l'avevo visto fino ad oggi, perché fino ad ora perché ero così liberato. Se vogliamo creare appunto qualche cambiamento, questa è la mia provocazione. Aggiungo due parole. Presente Vittorio, l'avvocato, diritti e doveri di noi scienze motorie. Come ho preso un pezzetto di una frase di Canevaro che ho portato vista, non è un ricercatore di scienze motorie. Noi scienze motorie abbiamo il dovere di creare un mondo più giusto. E prendo un altro grande pedagogista, Don Milani: la cultura non si sviluppa per somme, come tante cose. Gli ultimi gruppi di lavoro della comunità europea parlano di partecipazione, di salute, quello che è abbastanza uscito prima, fino ad ora, nel relatore precedente. Mi fermo qua e riprendiamo il progetto iniziale. Io, da quando nasco, appunto, ho dei diritti e dei doveri. Da quando nasco, ho delle potenzialità. Se non trovo la possibilità, l'opportunità, forse non vengo incluso nella società. Ma io i miei diritti, le mie potenzialità, la nascita li ho. Mi manca che qualcuno però mi faccia tirar fuori. Ve lo ricordate il giochetto di prima? Dai, sì o no? Sì, inizio, eh? Lo proviamo a caso tutti insieme, a caso. Se io vado solo a ritmi lenti, la persona che non ce la fa, non ce la fa, appunto. Eppure ha le sue potenzialità, i suoi diritti. They came from all over the world. I primi 23 secondi sono lo spot iniziale. Non è stato possibile tagliare. Sottolineate con i vostri occhi, guardate con i vostri occhi quello che succede in un evento mondiale. Siamo Olimpiadi. La stanchezza, le cadute, atteggiamenti non proprio corretti, sostegno, alzare un po' il volume della ricchezza, dare la mano, facilitazioni, 90.000 persone nello stadio. Saluto alla famiglia. Mi fa piacere se non l'avevate visto e mi fa piacere se quello che fate nei prossimi giorni sarete un pochino più così desiderosi di conoscere l'altro. Un applauso ai tre italiani. L'arte e lo sport hanno il potere di cambiare il mondo, hanno il potere di
ispirare e unire le persone in una maniera che pochi di noi possono fare. Parlano ai giovani con il linguaggio che loro capiscono, l'arte dello sport. Hanno il potere di creare speranza dove c'è l'ispirazione. Sono più potenti dei governi per rompere le barriere razziali. Sono capaci di ridere in faccia a tutte le discriminazioni. Il lavoro che ha fatto Giacomo oggi è la frase finale. La loro eredità sarà quella di lasciare un mondo dove le regole del gioco sono uguali per tutti e il comportamento guidato da Fedele della grande sportività, l'ha detto Nelson Mandela a degli studenti che si stavano per laureare. Se da domani avete così voglia di fare qualcosa in più rispetto a quello che fate o se già lo state facendo, sarete in grado di sapere dove di essere a fianco. Grazie alle scienze motorie.